In questo video vediamo come fare un'installazione di un sensore in vigneto utilizzando l'app For Grapes per registrare la posizione e collegare il codice del sensore. Allora partiamo sempre dall'identificazione del vigneto, quindi lo seleziono in questo caso da lista, scelgo l'azienda per arrivare al vigneto in cui mi trovo. Ecco, bene, e vado al rilievo. In questo caso userò la categoria monitoraggio con trappole o con sensori e seleziono il tipo di rilievo monitoraggio con sensori. Nel monitoraggio con sensori seleziono il tipo di sensore. Sto installando un sensore per l'umidità del suolo, quindi seleziono quello e nel codice trappola o strumento, in questo caso è uno strumento, scrivo esattamente la sequenza del codice che trovo sul sensore. Faccio attenzione ovviamente a usare il FB1 e 40 4D. Benissimo. Controllo, il sensore è uguale, operazione eseguita e l'installazione, avanti, eccomi qua la foto, come vedete è il sensore installato, l'ho appena installato, bene, ne faccio ancora una in cui potete vedere il tipo di applicazione, in questo caso i sensori sono stati messi a fianco di un rimpiazzo in cui andremo a valutare l'umidità del terreno a due differenti profondità, 10-30 cm per seguire l'irrigazione, l'eventuale irrigazione, ma soprattutto il contenuto ricco del suolo per portare al miglior sviluppo del rimpiazzo nel vigneto. Non ci sono altre, segno queste due profondità, quindi sonda 1. Sonda 1 10 centimetri e la sonda 2 a 30 centimetri. In questo caso vale la pena di rilevare bene la posizione, arrivando al minimo valore possibile. Ecco, 4 metri, va bene. Molto bene, chiudiamo il rilievo.